allora che facciamo? Si giochi. Che altro vuoi fare? Non vorrei mica dare forfè perché quello stronzo di Saverio non è arrivato. Va bene. Dai, coraggio. Che ti prende, Saverio? Qualcosa non va? Fai in tempo, fai in tempo. Maledizione. Questo proprio non ci voleva. Non te la prendere. Cos'è successo? Il solito semaforo rosso. Dai, dai, che il primo tempo sarà già finito. Sei con 14. Arbitro! Che diavolo ti è successo, Saverio? Te lo dico dopo, a quanto siamo? 1-0 per loro. Occhio al numero 5, quello ti starà addosso. È più affido di puttana. Chi c'è su Gianni? Il numero 3. In bocca al lupo. Vai, Saverio! Forza! Non ci siamo. Gliene faccio un'altra. Cortisone. Fai presto. Sì, sì, dottore. Ok. C'è una tachicardia ventricolare. Che vuol dire? Non reagisce. Perché non reagisce? Arnaldo, non puoi fare qualcosa. Aumenta il flusso intravenoso. È già al massimo. Oh, è quasi piatto, Cristo. Cosa? Lo stiamo perdendo. Sto morendo. Massaggio cardiaco, aspetta. Non è possibile. Scusi, signora. Non ti fermare. Così. Continua. Continua. Su.
No, aspetta qui. Appena posso ti faccio sapere com'è la situazione, va bene? Raffaella, stai calma. Andrà tutto bene, vedrai. Ormai è là dentro da più di un'ora. Sì, sì, lo so, ma in questi casi ci vuole un po' di tempo. Raffaella, puoi venire un momento? Ti devo parlare. Saverio è fuori pericolo. Però ha avuto un grave attacco cardiaco. Ha subito un infarto del miocardio. In altre parole, c'è stata una necrosi di una piccola zona causata dal blocco delle coronarie. Se il sangue non riesce a scorrere bene e l'ossigeno quindi non raggiunge il cuore, si ha una degenerazione del tessuto muscolare e la sua morte. Non è possibile. Saverio ha sempre avuto una salute di ferro. Evidentemente è stato lo stress. Si deve essere affaticato molto. Oh, stai calma, ti prego. Rilasciati. È inutile che ti allarmi. Si riprenderà completamente, sono sicuro. Fidati di me. Adesso scusami, ma devo tornare da lui. Ti farò sapere. Saverio, ma non ti avevo detto di restare a letto? Io sono il tuo dottore, oltre che tuo amico. Sì, bell'amico. Perché non mi hai detto del bambino? Io divento padre e nessuno mi dice niente. Come sta Raffaella? Benissimo. Ma tu dove ti eri cacciato? Ma sono andato al bagno. Ci sono le padelle per queste cose. Tu hai avuto un brutto attacco di cuore. Vuoi fartelo entrare in quel testone, eh? Va bene, ho avuto un attacco. E allora devo pisciarmi addosso come i bambini? Ma perché mi tratti come un invalido? Siamo amici da un sacco di tempo. Lo sai benissimo che non so stare fermo. Stai buono. Credo che tu abbia una visita. Mi ha fatto una scenata. Tocca a te.
Avanti il prossimo. Saverio, e tu che ci fai qui? Il giovedì facciamo il check-up agli atleti, lo sai? Ah, sì? E secondo te che cosa sono io? D'accordo. Oggi faremo un'eccezione. Però torna fra un'ora, eh? Ok? Allora, com'è andato? Sono in gran forma. Li batterò tutti. Vedrai. Bravo. Calma, calma, ragazzo. Non esagerare. Sai, sono anch'io un atleta. Gioco per il settimo torinese. Saverio Pallucca. Salve. Alla destra. Pallucca. Ah, sì, ora mi ricordo di lei. Beh, certo, vorrei vedere. In campo ero proprio un fenomeno. Ascolta il mio consiglio. Non chiedere mai troppo al tuo fisico. Non fumare e non bere. Stia tranquillo, sono addirittura astemio. Ora devo andare. Ciao e buona fortuna. Grazie, ne ho bisogno. Ti, lo conosci davvero? No, ma mi ha fatto pena, poveretto. Hai visto com'è ridotto? Adesso devo andare. Ci vediamo più tardi, eh? Luca. Dov'è papà? Non gliel'avevi detto a papà della corsa? No. Sì, certo che gliel'avevo detto. E non è venuto a vedermi. Non mi ha mai dato questa soddisfazione. Mai. Lo sai che ha sempre molto da fare. No, a lui non gliene frega niente dello sport. A lui interessa solo fabbricare soldi. Soldi e basta. Luca, io non voglio che parli così di tuo padre. Sai cosa vorrei di più al mondo? Che un giorno papà venisse sul campo a vedermi vincere. E non lo prendere di petto, per favore. Luca? Sono qui, papà. Ho saputo da tua madre che oggi hai vinto. Mi fa molto piacere. Beh, lo dici anche tu che è meglio vincere che perdere. Oh. Cosa